Dottor Poggiari, buongiorno. Ah, dottoressa Piras. L'aspettavo. Si accomoda. Dottoressa, l'ho fatta chiamare perché abbiamo ricevuto documenti in forma anonima. Guardi. Purtroppo contengono informazioni su Giuseppe Lo Iacono. Tipo di informazioni? Scambi di mail che parlano di cariche di frutta, versamenti importanti su un conto corrente all'estero, oltre che coordinate relative a punti di sbarco nel porto di Napoli. Cosa vuol dire? Io non voglio e non posso dire altro, attenzione. Dottoressa, se lei è qui è per una sorta di premura che ho nei suoi confronti. Ma tutto farebbe pensare al fatto che Giuseppe Lo Iacono possa essere stato ucciso per un regolamento di conti. Pare che avesse avuto rapporti stretti con soggetti criminali. E quindi, beh, sarò costretto ad aprire un'indagine. Invece è chiaro che si sta cercando di infangare il nome di un poliziotto che al momento non può difendersi. E se è così, sarò il primo ad essere contento, dottoressa. Ma intanto, dato che lei ha avuto ultimamente rapporti di lavoro stretti con Lo Iacono, mi aspetto da lei una sua collaborazione per far luce sulla vicenda. Per Cosa sta dicendo? Che sono indagata anche io. carità, non mi fraintenda. Proprio perché lei è magistrato, mi aspetto da lei una disponibilità a fornire qualsiasi indizio utile. Bene, allora posso andare. Ah, dottoressa. Inutile dirle di mantenere massimo riserbo con i colleghi di Lo Iacono. Cosa intende? Che anche loro sono nell'occhio del ciclone? Dottoressa Piras, non le devo spiegare mica io come funziona il nostro lavoro. Vero? Arrivederci. Arrivederci.